Ciao manga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Video dedicato alle uscite di Cooch Media ed Anime Factory. Luca detta in parole povere il nostro appuntamento mensile con i box e i cofanetti anime. Questa volta ragazzi c'è un misto di anime e un misto appunto di serie tv, visto che appunto hanno presentato una serie che mi interessava davvero tanto, che avevo già seguito in passato, non potevo lasciarmela scappare. Da questo video in poi ragazzi cercherò anche di essere un po' più breve. Mi spiego meglio, visto che tutti quanti box anime bene o male contengono le stesse identiche cose, dunque è inutile che vi dica sempre praticamente questo è il retro, questo è il davanti, questo è il CD, eccetera eccetera. In compenso invece vi leggo la trama appunto del film o dell'anime, e mentre la leggo, visto che non posso purtroppo mettere dei contenuti presi anche registrati dalla televisione, dalla telecamera appunto tramite la televisione di quel determinato anime, cosa che ho fatto in passato, infatti ho beccato milioni di strike, al loro posto metterò appunto le immagini, no, che prima passavano, dunque il davanti, il retro, il CD, eccetera eccetera, così da velocizzare il tutto e comunque farvi vedere tutto quanto quello che contiene appunto anche la confezione. Questa volta ragazzi non sono anime, box anime di puntate, ma sono film d'animazione. Guardate qua, abbiamo L'organo genocida e Anche se il mondo finisse domani. In più, come ho detto all'inizio del video ragazzi, ho richiesto anche due stagioni di una serie che seguivo tempo fa e sto continuando a seguire, cioè Killing Eve. Fatemi sapere se anche voi seguite questa serie ragazzi, che io trovo spettacolare, davvero davvero spettacolare. Fatemelo sapere in descrizione. Comunque andremo alla fine del video anche a vedere questi due box, anche se non c'entrano diciamo con i box anime, però sono sempre di Cooch Media, dunque faccio 2+2. E partiamo proprio ragazzi dall'organo genocida. Adesso vi leggo la trama mentre appunto staranno passando delle immagini della confezione, del contenuto e di tutto quanto. L'inferno si trova qui, dentro la testa. A queste parole, che risvegliano l'istinto al massacro, riuscirai a opporti? Il proliferare del terrorismo, culminato con la distruzione di Sarajevo per mezzo di una bomba nucleare fatta a mano, ha indotto le principali nazioni a radicalizzare le proprie misure di sicurezza, tracciando costantemente i cittadini. In parallelo a questa trasformazione, nei paesi in via di sviluppo scoppia un'epidemia di genocidi, riconducibile ad un enigmatico individuo di nome John Paul. Per le sue tracce viene inviato Clevis Shepard, capitano dell'esercito informativo degli Stati Uniti, chiamato a far luce sul legame che intercorre fra le parole e le azioni umane. Insomma ragazzi, un film d'animazione, un film anime diciamo, molto molto interessante, penso cupo, visto che non l'avevo mai visto, ma mi è intrippato un casino la trama. Come sempre all'interno della confezione troviamo comunque il classico booklet con dei bozzetti preparatori, delle interviste, delle illustrazioni davvero molto molto belle, e il menu è il classico Blu-ray. Dunque 1080, davvero molto faico, con l'inizio del film, la scelta dei capitoli, la scelta dell'audio, che in questo caso in italiano 5.1 DTS HD Master Audio, stessa cosa anche per il giapponese, e ovviamente gli extra che includono i video promozionali, il trailer, le sequenze titoli, le anteprime, le classiche anteprime che troviamo in tutti quanti i Blu-ray. E proseguiamo con Anche se il mondo finisse domani. Ecco, questo mi intrippava tantissimo già dalla sua presentazione, dunque andiamo a leggerci la trama. Dopo aver perso la madre in tenera età, Shin ha chiuso il suo cuore. L'amica di infanzia Kotori ha continuato a vegliare su di lui. Shin e Kotori frequentano la terza superiore nella moderna Tokyo. Un giorno, un altro io di un altro Giappone appare di fronte a loro, rivelando una realtà destinata a sconvolgere per sempre la vita di entrambi. Anche se il mondo finisse domani, io ti proteggerò. Cioè, i brividi davvero. Comunque sì, avrete visto sicuramente le immagini che sono passate. Sembra molto molto interessante, infatti non vedo l'ora di guardarlo. Questo infatti sarà il primo che guarderò. Il booklet in questo caso ragazzi è una figata pazzesca, perché appunto è studiato in maniera diversa dai classici libretti. Ci sono le storie dei vari personaggi, il riassunto delle loro vite, si può dire così, la congiunzione, dunque come uno è legato all'altro, e poi appunto tutti quanti i quartieri, le interviste al cast, i bozzetti preparatori, o comunque sia le immagini, insomma un libretto davvero davvero fantastico. Stessa cosa per il menu del Blu-ray, dove troviamo il classico tasto inizia, la selezione appunto dei capitoli, l'audio che anche in questo caso in italiano e giapponese 5.1 DTS HD Master Audio, dunque perfetto in tutto, e gli extra dove troviamo il trailer, l'anteprima originale, lo spot televisivo, eccetera eccetera. E adesso ragazzi in velocità vi faccio vedere anche Killing Eve, cioè i box appunto dedicati a questa serie tv. È già uscita la terza stagione, che spero che appunto la masterizzeranno diciamo in Blu-ray tramite cofanetto, ma sicuramente uscirà. Non so se la seguite ragazzi, ma vi leggo un attimo la trama. Eve è una brillante ma annoiata addetta alla sicurezza, il cui lavoro di ufficio non soddisfa il suo vero sogno: diventare una spia sul campo. Villanelle è una volubile assassina di talento, avvinghiata ai lussi offerti dal suo lavoro violento. Killing Eve segue queste due donne, ugualmente ossessionate l'una dall'altra, mentre si scontrano testa a testa in un gioco epico del gatto col topo. Detta così ragazzi sembra anche abbastanza banale, ma fidatevi, è davvero molto interessante, fa ridere
E c'è parecchia azione, devo dire la verità. Ti affezioni ad entrambe, dunque sia alla detective che all'assassina, e questa è una cosa, diciamo, bella in un film del genere, bella per modo di dire ovviamente. All'interno non c'è molto, come avete potuto vedere, se non i Blu-ray che contengono tutti gli episodi delle due stagioni, e il menu è il classico menu, dunque abbiamo il tasto inizio, la selezione degli episodi, in questo caso un italiano ed un inglese 5.1 DTS HD Master Audio, dunque perfetto anche in questo caso, e basta praticamente, se non i contenuti extra dove troviamo lo spot, il dietro le quinte e degli speciali. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video dedicato ai box anime e in questo caso anche i box serie TV. In descrizione comunque vi lascio tutti quanti i link Amazon di quello che vi ho mostrato in questo video, e che dire dunque ragazzi, un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!